Queste sono le Mizuno Wave Rider 27, sono scarpe che nella tradizione Mizuno continuano a migliorare anno dopo anno, ma non stravolgono le versioni precedenti. Per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche, sapendo che sono comunque una scarpa unica e possono essere utilizzate per tutte le distanze e per tutte le velocità. È una scarpa che nella taglia US 9 pesa 280 grammi, drop 12, 38,5 mm nel tallone, 26,5 nell'avampiede, utilizza una piastra che Mizuno chiama Wave a forma d'onda. Queste sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi adatta e per quali ritmi la utilizzerei. In primo luogo utilizza una tomaia in jacquard mesh che è comunque abbastanza elasticizzata, una linguetta che direi molto confortevole a soffietto che secondo me non si sposta in nessun modo, dei lacci piatti che possono essere ovviamente allacciati a piacere e non richiedono l'utilizzo dell'ultimo chiello per essere allacciati benissimo, un bloccaggio del piede che è garantito da questa conchiglia che è molto solida sia lateralmente sia nella parte superiore, il bloccaggio è garantito anche dal design termosaldato e soprattutto da questa onda formata su tutta la superficie che rende questa scarpa ovviamente non adatta per prendere l'aperitivo, ma che comunque è davvero molto piacevole. A livello di numero suggerisco stesso numero americano, ma sappiate che Mizuno utilizza la numerazione europea con mezzo numero in meno, quindi se il 9 è il numero che utilizzate non è il 42,5 ma il 42. Lo spazio nell'avampiede è discreto, ma comunque la struttura elasticizzata vi consente di avere un comfort assolutamente buono. Il volume superiore non è eccezionale, ma comunque il bloccaggio del piede è perfetto perché la scarpa si indossa a calzino senza necessariamente dover utilizzare un pull tab. Da notare poi il design della linguetta che è imbottita sì, ma non così imbottita, traspirante sì, ma al tempo stesso garantisce il bloccaggio del collo del piede senza assolutamente avere pressioni e quindi è quasi matematico che la scarpa non si slacci a meno che siate alle prime armi. A livello di mescola poi utilizza quello che si chiama Mizuno Energy, che è una schiuma davvero molto reattiva, l'ho provata in Giappone ma anche in diverse situazioni correndo a tutte le velocità. La cosa interessante è che questa schiuma è assolutamente più morbida rispetto a quella del passato, ma la corsa non è da cuscino perché questa scarpa è mediata con una piastra in wave. Un aspetto da non trascurare è che questa scarpa può essere utilizzata per tutto l'anno grazie a questa tomaia che d'estate è comunque molto traspirante e anche durante la stagione invernale resta assolutamente piacevole da utilizzare e in questo periodo di piogge comunque non avrete nessun problema perché la scarpa è parecchio impermeabile. Per chi appoggiasse poi di tallone, sappiate che l'estensione dell'Energy oltre alla riduzione dello spessore della piastra consente di appoggiare davvero in maniera molto piacevole. Ho amato tantissimo il miglioramento del design della piastra in wave perché da un lato è assolutamente ecologica, al 90% è prodotto con materiale riciclato, dall'altro la struttura in wave ha diverse caratteristiche, nella parte posteriore il comfort è migliorato perché la piastra è stata ridotta, nella parte centrale invece è stata aggiunta una quantità che lateralmente consente una maggiore stabilità. Questa cosa vi permette da un lato una migliore propulsione, tenete conto che la scarpa comunque è molto flessibile, cosa che ovviamente dà un vantaggio per chi appoggiasse di avampiede, ci sono comunque 26,5 mm nell'avampiede, ma anche per chi appoggiasse di tallone perché questa scarpa è sì reattiva, sì veloce, ma al tempo stesso non è così aggressiva come invece potrebbero essere tutte le scarpe con la piastra in fibra di carbonio. Questa piastra poi in materiale Pebax, tenete conto del fatto che nonostante i 38,5 mm di altezza dal suolo, proprio per questa conchiglia che vi consente di gestire al meglio i cambi di direzione, questa scarpa è comunque molto più stabile del modello precedente, anche se chiaramente la scarpa è suggerita solo per un podista amatore neutro, sebbene sia neutra stabile. Tra l'altro sarebbe comodo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. In questi giorni sono, come state vedendo, davvero copiose. Per chi avesse problemi di iperpronazione, la scarpa poi
utilizza una soletta che è assolutamente estraibile, quindi di fatto potreste utilizzare dei plantari personalizzati nel caso in cui il vostro ortopedico ve lo suggerisca. Mentre puntualmente è arrivata la pioggia, da sottolineare il fatto che ho amato particolarmente il battistrada con dei tacchetti molto sottili, comunque con una gomma parecchio resistente che vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione e al tempo stesso di non avere nessun problema di trazione. Questa mescola tenderà a durare quasi all'infinito, anche se strisciate il piede, in effetti non ho notato nessuna usura dopo circa 300 km. L'altro aspetto che ho apprezzato parecchio è che la struttura che attraversa tutta la scarpa consente di smorzare al meglio le forze, struttura che era presente pure nel modello precedente, del quale ho comunque una valutazione molto positiva. Chiaramente questo modello successivo ha dei migliori lacci, ha inoltre secondo me per la piastra una stabilità migliore. Comunque il comportamento in corsa non è variato molto, chiaramente suggerisco questo modello anche perché è molto più carino e dal mio punto di vista la tomaia è pure più traspirante. A livello di durata la scarpa sicuramente vi potrebbe portare fino agli 800 km, dopo i quali la piastra tenderà sicuramente a ridurre la sua efficacia e quindi forse varrebbe la pena cambiarla. A livello di ritmi poi la scarpa è suggerita per chi volesse correre dai 6,30 al chilometro fino ai 4, ma addirittura ai 3,30, credo che abbia un'ammortizzazione tra virgolette adulta, dove la reattività è importante, l'ammortizzazione è assolutamente buona grazie ai 38,5 mm di altezza dal suolo nella parte posteriore, ma al tempo stesso non sentirete il cuscino, ma invece un'ammortizzazione comunque reattiva. A livello di distanza invece potrebbe essere utilizzata dai 10 km fino alla mezza maratona, ma anche perché no, per chi volesse correre una maratona, magari cercando le 3 ore 30 o anche qualcosa in meno, perché la scarpa è stabile e quindi nella seconda parte di gara non avrete quei problemi che invece potrebbero crearsi nel caso in cui scegliate una scarpa magari più reattiva, ma che comunque tende a cedere verso l'interno. Non sono ovviamente tutte rose e fiori, secondo me due sono gli aspetti da considerare per chi scegliesse questa scarpa. Sicuramente la conchiglia è davvero rigida e quindi potrebbe questa cosa creare dei problemi a chi non fosse abituato a questa rigidità, che ovviamente è pensata per garantire una stabilità migliore, visto che l'altezza dal suolo è di 38,5 mm. In secondo luogo ritengo che questa scarpa vada benissimo per corse lente, svelte e anche ovviamente molto veloci, però credo che invece i due estremi, corse lente riposanti e ripetute veloci, forse potrebbe non essere la soluzione migliore. Chiaramente stiamo parlando di podista amatore evoluto che cerca di correre a tutti i ritmi, invece per un podista occasionale ma anche comunque molto veloce questa scarpa secondo me è davvero raccomandata. In conclusione, la Wave Rider 27 di Mizuno è migliorata soprattutto a livello di stabilità, ma al tempo stesso avrete una sensazione assolutamente, per chi utilizzasse questo marchio già da parecchio tempo, molto simile rispetto ai modelli precedenti. Chiaramente i miglioramenti non sono sostanziali, ho apprezzato davvero tantissimo il fatto che con questa scarpa si può correre sia velocemente sia lentamente. Comunque voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni farò la recensione anche delle Sky 7. Ora vado a dare a mangiare al coniglio che si è ritirato perché qua piove. Ciao, alla prossima.